Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Buongiorno, siamo Dina e Chiara, operatrici della Caritas diocesana, e vi accompagneremo oggi nella riflessione. Il Magnificat è la preghiera che noi invochiamo al tramonto della giornata, in cui affidiamo gli incontri avvenuti e mancati, le nostre povertà, i nostri tentativi, i sì e i no detti. Affidiamo noi, le persone incontrate, le ore spese al lavoro e nelle rincorse fra lavoro e famiglia. Non nella prospettiva del lamento, della produttività, del conteggio delle cose fatte, ma nel riconoscere che in ciò che abbiamo vissuto sperimentiamo tracce del paradiso. È un canto che tutta la Chiesa rivolge, preghiera personale ma altresì comunitaria, in cui ci sentiamo strumento nelle mani di un Dio che diventa bambino in questi giorni. Un Dio che realizza la sua promessa in noi e attraverso di noi. Il Magnificat ci invita a non scoraggiarci, ma fidarci di Lui, mettendo le radici in Lui. Siamo suo strumento, affidato alla sua cura. È un ribaltamento di prospettiva. La prospettiva evangelica non è quella del profitto. Al centro c'è ogni persona, con la sua unicità, in cui gli spazi di sterilità diventano fecondi, in cui chi è mite e povero è nel cuore di Dio. Tutti siamo riaffidati alla misericordia di Dio. Anche chi fatica a sentire la presenza del Signore è affidato attraverso di noi all'amore di Dio. Qual è la prima parola allora da cui l'animo parte? Si è voltato a guardare l'umiltà della sua serva. Umiltà deriva dalla parola latina humus, che vuol dire terra. Una ragazza di 15 o 16 anni in un paesino assolutamente ignoto a tutto il mondo di allora. Questa ragazza di 15 o 16 anni, che era perfettamente consapevole della sua piccolezza, del suo limite, portava quella coscienza senza presunzioni violente, senza cinismo, senza tristezza, bensì con un cuore spalancato e un'attesa. Ecco, possiamo salvarci dal cinismo e dalla tristezza solo se siamo spalancati in un'attesa. L'Avvento è il tempo in cui la Chiesa ci educa all'attesa. Gesù chiede al nostro cuore: «Tu cosa attendi?» Attesa di cosa? Come Elisabetta intuiamo, ma abbiamo bisogno di una visita. Siamo in attesa che Dio visiti la nostra vita, anche se non lo sappiamo. Da quel giorno a Nazareth, quando Dio ha deciso di condividere la nostra condizione, nulla è più lo stesso. Tutta la storia, passata, presente e futura, è stata inondata da una grazia nuova e tutte le cose sono state rinnovate, perché il Signore ha preso dimora in ogni istante del tempo. Tutto di noi, dunque, è stato miracolosamente santificato, salvato, redento. L'uomo è salvo. La vita non è più una corsa verso la morte. La nostra vita si riempie di significato e di gioia. Come faccio a sapere che Dio mi ha incontrato? Scopro che Dio mi ha incontrato quando mi accorgo di aver cambiato prospettiva.
quando qualcuno mi guarda come mi guarda Dio, e divento quindi capace di guardare me stesso con amore, di guardare l'altra persona con amore al suo destino. Non secondo un calcolo di tornaconto personale, secondo una mia idea di come le cose devono andare, una mia interpretazione delle cose, ma con gratuità, cercando la verità più dell'affermazione di me, desiderando che l'altro compia il suo destino di bene. Quando Maria ha saputo di Elisabetta, è corsa da lei. Ecco che quando Dio visita la mia vita e la trasforma, mi dona la gioia. Sono così traboccante di gioia che non posso far altro che comunicarla agli altri, come un vaso traboccante di acqua. Ecco che andare incontro agli altri non è un frutto di uno sforzo, ma l'urgenza di un annuncio e la domanda che Dio possa incontrarmi di nuovo dentro questo annuncio. Così la nostra opera quotidiana di accoglienza e incontro con l'altro non è che questo, l'umile e gioioso annuncio che la nostra vita è salva. Buona giornata.